bentornati sul canale Amico Orologiaio. Signori e signori, oggi andiamo di recensione di orologio. È arrivato un pacchetto. Cosa potrà mai essere, signori e signori, se non un orologino dalla Cina? Classico bagno di sangue. Andiamo subito a spacchettarlo e vedere di cosa si tratta. Giro la telecamera e vi faccio vedere. Eccoci qua. Andiamo a cominciare, ma prima ci prendiamo una bella golia. Quindi apriamo il pacchetto, però si apre così, come una vera. Signori e signori, simpaticissima confezione della Saint Martin. Saint Martin è un'azienda cinese che produce orologi per la grande distribuzione. E vabbè, la confezione mi piace da impazzire, con questa ghiera che riproduce quella del Submariner, tanto per intenderci, o di un diver in generale. Ma questa parte abbiamo il fondello ed è a vite. Saint Martin, che detto in italiano è San Martino. Ed ecco qua l'orologio in oggetto. Per chi di voi mi segue da più tempo saprà che uno dei miei, quando mi dicono qual è il tuo Rolex preferito o qual è il Rolex che compreresti, io dico sempre l'Explorer. Ho visto questo particolare orologio che riprende nelle fattezze l'Explorer e ho detto perché non prenderlo e provarlo. Vediamo soprattutto come è fatto. È ancora tutto pellicolato. Adesso giriamo la telecamera, andiamo sul banco, lo spellicoliamo e andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, cominciamo col togliere un po' di pellicole, va. Una, due. Allora, vediamo che il abbiamo un lum che è invecchiato, è del tipo invecchiato, ed è anche abbastanza in rilievo, molto bello. Corona logata, c'è una S. Quello blu che vedete è la cera e poi andrà via. Ecco, sì, infatti, era una pellicolina. Corona logata, fondello mille righe, abbiamo anche un logo sulla chiusura. Un logo che sembra essere applicato. Togliamo la pellicola anche sulla chiusura. Il logo è applicato anche sulla chiusura. Mamma mia che spessore, accidenti, guardate che spessore che ha la chiusura, importante davvero. Prendiamo qualche misura. Trentanove millimetri. Trentotto la ghiera, lug to lug, quarantasette millimetri di lug to lug. Bello bello, mi piace molto il quadrante, quadrante opaco e stampa al lume, lancette Mercedes, veramente bello. Vetro, il vetro è un bombato. Vediamo un po' se è di zaffiro, testiamolo subito. Vetro, signori e signori, è zaffiro, per cui vetro bombato, zaffiro, incredibile. Altissima qualità, veramente. Bracciale, inutile dirlo, ormai come consuetudine anche i cinesi ci hanno abituato con materiale di qualità, per cui abbiamo un bracciale satinato, bordo lucido, maglie piene, finali pieni e in questo caso invece delle classiche coppiglie troviamo le viti per la regolazione, per togliere le maglie. Abbiamo anche una serie di quattro fore per la micro regolazione sul polso, la chiusura a pompetta, molto bene. Adesso togliamo il bracciale e andiamo a vedere che movimento si cela all'interno di questo orologio.
Per cui andiamo a prenderci, a dotarci di un cacciavite adatto. Questo è un bello mash, ma proprio fatto bene. Ma anche le finiture, non ci sono bave, non... La qualità è superiore rispetto a quello che ho visto in altri orologi, devo dire la verità. Saint Martin lavora veramente bene. Vediamo se questo tipo di chiusura è compatibile con la chiave Rolex. Vediamo un po'. No, non lo è. Non è compatibile con la chiave Rolex, è una chiave più grande, per cui dobbiamo sperare di riuscire ad aprirlo con la pompetta, se no... Sì, vieni, 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 vieni. Fondello non è male, di generoso spessore, non troviamo scritte strane all'interno, per cui non è da confondere con... Ah no, questa non è una guarnizione, questa, allora, perché la guarnizione del fondello la troviamo qua. Questo qui è una guarnizione che serve per mantenere il fermo movimento in posizione. È un anello. Questo qui è un anello fermo movimento, sì. La corona, in questo caso, è a vite. Il movimento, l'avrete già tutti riconosciuto, il nostro caro e fedele NH35. E in questo caso, signori, ma non so, ma vi avete sentito anche in altre recensioni dire stranamente negli NH35 solitamente viene utilizzato il fermo movimento in plastica. Saint Martin ci stupisce e nella sua ottima qualità di costruzione ci fa vedere un bel fermo movimento in metallo con una guarnizione che serve a fare ulteriore tenuta di fermo all'interno della cassa. Per cui, appurato che abbiamo un ottimo NH35, andiamo a richiudere la cassa. Anzi, prima di richiudere la cassa facciamo così, andiamo al cronocomparatore e vediamo come si comporta con la regolazione di fabbrica. Ma prima di fare questo sarà il caso di dargli una bella caricata, perché l'orologio è completamente scarico. Ecco fatto, dopo averlo caricato andiamo a posizionarlo sul cronocomparatore e lo proviamo. Accendiamo il cronocomparatore e vediamo un po'. Così è la regolazione di fabbrica, vediamo un po', è 0,5 millisecondi fuori scappamento, ma siamo a più 2, più 4 secondi al giorno, incredibile. E più 10 con corona in basso, anzi più 9. Ampiezza buonissima, 270 gradi, beh, c'è poco da dire, va benissimo. Torniamo sul banco, mettiamo il fondello e andiamo a fare il test di impermeabilità. Rimettiamo il fondello, stringendolo sempre con la pallina come l'abbiamo tolto. La copribascola non è stata cambiata, per cui abbiamo si sente girare il disco del calendario, non è stato eliminato, per cui è stato montato il movimento con il calendario, ma poco importa. Vediamo un po' come avvita la corona. Svitiamo. Bisogna ripetere un paio di volte questa operazione per controllare che la corona avviti bene, senza inceppamenti. Boh, direi che è perfetto anche la corona. Ragazzi, ma più lo guardo e più sono stupito della qualità costruttiva di questo orologio. Guardate i bordi lucidi, le anse satinate, lunetta lucida, quadrante spettacolare, vetro eccezionale. Poi un'altra cosa che stavo apprezzando meglio è la chiusura di questo bracciale. Abbiamo satinato, lucido l'anglage sulla scatoletta e di nuovo satinato sui bordi. Fatto molto bene. Anche qui all'interno, che è la parte solitamente meno curata, vediamo che non ci sono particolari bave
di costruzione. La Saint Martin lavora decisamente meglio rispetto ad altre case cinesi. Va bene, andiamo al test di impermeabilità. Eccoci arrivati al test di impermeabilità, piazziamo l'orologio, andiamo con il tastatore e facciamo partire il test. E anche il test di impermeabilità è stato perfettamente superato. Bene ragazzi, cosa c'è da dire? C'è poco da dire. Torniamo sul banco, rimettiamo il bracciale, vediamo come fare a metterlo in misura e poi andiamo alle conclusioni. Ecco fatto, bracciale accorciato, ho eliminato due maglie per adattarlo al mio polso e stavo notando una cosa che ho particolarmente apprezzato, a parte lo svitaggio delle viti che presentano sul filetto il freno a filetto, per cui sono venute via sì con un po' di frizione ma non troppo, per cui non ho dovuto scaldare il bracciale, ma come succede su bracciali appunto di case più blasonate, in questo caso è stato sufficiente forzare, i debiti sono venuti via agevolmente. Un'altra cosa che ho particolarmente apprezzato e la scatoletta con questa lavorazione satinato lucido, infatti abbiamo un satinato qua sopra, il logo Saint Martin esagonale che è stato applicato e qui poi vediamo un anglage sempre sulla scatoletta lucido e di nuovo il bordo satinato, molto carino, molto simpatico. Un'altra cosa che ho particolarmente apprezzato in questo orologio è il fondello, che ha una speciale chiave che non si adatta al tipo Rolex. Questo sta ad indicare che questo tipo di orologio non nasce come base per eventuali copie di orologi falsi, ma nasce unicamente come un orologio di marca Saint Martin, sì homage, ma non base per delle copie, ok? E questo è molto importante, secondo il mio parere. Arrivati a questo punto direi di tornare nuovamente in presa diretta per le conclusioni. Eccoci ritornati in presa diretta con la videocamera. L'orologio ce l'ho belli che è al polso, come potete vedere. L'orologio calza benissimo con i suoi 39 mm di diametro cassa, bracciale largo come piace a me, fa la sua porca figura, c'è poco da dire. Bello, bello. Ragazzi, devo dire la verità, sono restato particolarmente colpito. Sotto al video vi metto il link dove andarlo ad acquistare ed il relativo codice sconto da utilizzare per l'acquisto. Orologio arriva dalla Cina, chiaramente ci saranno da pagare tutti i dazi, tutto quanto. Come funziona adesso? Oltretutto è semplicissimo, perché spedizione con FedEx. Vi arriva il messaggio sul numero, sul telefono cellulare, dove vi viene indicato quanto è l'importo da pagare, con la vostra carta di credito pagate, vi arriva il pacchettino e siete felici e contenti. Le spese non sono folli, per cui non c'è da mettersi le mani nei capelli. Adesso magari vi metto anche qualche foto dell'orologio, così potete apprezzare un po' meglio i particolari che magari non siete riusciti a cogliere durante il video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video oppure alla prossima recensione. Ciao a tutti!